questa mia canzone arriva a te, ti porterà dove niente e nessuno l'ascolterà. La canterò con poca voce, sussurrando te e arriverà prima che ti addormenti. Il mio cuore.
Grazie a tutti. Sono tornato. Sì, ma presentati almeno. Dici chi sei, da dove vieni, cosa portate, un fiorino. Lo dico io? Sì. Faccio come i soliti gnoti ad Amadeus. Sono Brando della Iti. Forse se qualcuno non mi riconosce, sono l'ultimo campione del Lions Got Talent, quello 2019. Sono passati 4 anni, avevo solo 14 anni, quando qui sul palco mi avevano premiato. E soprattutto questo brano lo voglio dedicare a una persona che proprio mi ha fatto, mi ha dato questa coppa del primo posto e durante la pandemia ci ha lasciati. Ovviamente, ora se non mi ricordo il nome ci pensa mia mamma. Marco Papiani. Esatto, Marco Papiani, che è stata la persona che mi ha consegnato quella coppa 4 anni fa. E noi siamo molto emozionati perché ce l'abbiamo qua in studio, quest'artista eccezionale, lui è Brando della Iti, benvenuto Brando! Buonasera a voi e anche a tutti i telespettatori di Telegranducato. Autostima a 1000, possiamo dirlo, tu ormai calchi il palcoscenico come un vero artista, ti mangi il pubblico, com'è intanto questa esperienza televisiva Brando? Beh, il mondo televisivo l'ho già affrontato qualche anno fa a Telegranducato, però era gli studi di Pisa e poi anche ero, mi sembra, negli studi di Firenze, quando ero nella TV di Firenze, se non ricordo male, qualche anno fa, ma poi dopo il Covid non sono, diciamo, più stato nelle TV anche per via delle restrizioni, ora sono ritornato qui negli studi di Livorno e ti ringrazio Valeria di avermi invitato. È un piacere per noi perché io ti conosco da tanto tempo, ti ho sempre seguito, ho seguito la tua carriera che è iniziata veramente da piccolino, adesso la raccontiamo, la volevo portare anche al pubblico che segue questa trasmissione. Intanto partiamo da questa ultima performance, Brando, dove ti stavi trovando? Sì, quello era il Teatro Era, il Lion Got Talent del 2023, insieme anche a mio cugino Gabriele Ghelardi, che è un grande sassofonista e che lo saluto anche qui da Livorno, e ha anche vinto Tra Sogni e Realtà nel 2017. E poi c'era anche la Chiara Ghelardi, che è la mia mamma e che mi ha fatto anche, è stato un sostegno per me importante, che lo sarà sempre anche quando saremo insieme e anche da solo. Esattamente, un sostegno che arriva anche dal punto di vista artistico, perché ha iniziato da solo, però adesso si è formato un sodalizio, spesso vi esibite insieme. Sì, ci siamo esibiti insieme, sento dei rumori, no, tutto a posto. No, ci siamo esibiti anche insieme, naturalmente in occasione anche di un inedito che dovrebbe uscire presto, di un pezzo che posso anche dire il titolo se lo anticipiamo, lo posso dire, si intitola Apollo e Daphne, che è un pezzo che sta per uscire e che proprio abbiamo ispirato anche a un'opera di Bernini. Esattamente, allora io intanto comincerei a raccontare quando nasce questa passione. Io so che tu da molto piccolo non articolavi bene le parole, eri un po' in difficoltà e tua mamma Chiara ha deciso così di iscriverti ad una scuola musicale, magari con la musica, con il cantare, forse avresti potuto risolvere questi problemi e da lì è successo un miracolo, perché tu hai scoperto che la tua passione era veramente molto forte e hai imparato a suonare non uno ma tanti strumenti, sei diventato un artista completo. Come ricordi quel momento di inizio? Allora, se non mi ricordo male, avevo cominciato nel 2012, prima con la chitarra, quella acustica, con l'Accademia Glenn Gould di Pontedera, che ho continuato fino al 2015, e poi sono passato non solo a suonare la chitarra acustica ma anche quella elettrica. Dopo è toccato al sassofono nel 2016 e poi il pianoforte nel 2018 e da poco tempo anche ho iniziato anche a cantare, tra l'altro inizio a fare cantautore, però ci vuole anche molta esperienza per affrontare tutto questo.
Oggi faccio la scuola di musica dell'Artwork Village dal 2017 e poi l'Accademia di Pontedera dall'anno scorso e poi lavoro anche come compositore da un anno all'Hollywood Music Studios di Cascina. Ne approfitto anche per salutare anche tutti quelli che sono che hanno collaborato con me e che mi aiutano, perché senza di loro tutto questo non sarebbe mai stato possibile. Insomma, Brando, hai recuperato con il linguaggio, mi sembra che le parole non ti manchino. Sì, è certo, perché prima non parlavo a 4 anni, ho iniziato le prime parole a poco meno di 6 anni e poi con il passare del tempo ora sono giunto a maturazione e adesso parlo meglio, anche se c'ho ancora un po', come si vede, qualche problema sul labiale. Beh, Brandon, diciamo che ci incanti e incanti il tuo pubblico quando tu ti presenti. Ti ho visto anche ogni tanto rubarmi il lavoro quando ci siamo incontrati, riesci a fare le interviste al posto mio, a presentare. Hai provato qualche volta a rubarmi il mestiere, lo possiamo dire? Sì, avevo già il ruolo anche di presentatore o conduttore. Diciamo l'ho iniziato nel 2015, prima con la scuola media a Pacinotti per creare, diciamo, sperimentazioni mie, che alcune sono anche diventate un successo. E poi col proseguire del tempo mi hanno dato anche l'occasione di creare anche nuovi format e anche di presentare e condurre anche eventi speciali. L'ultimo, se non erro, è stato uno dei miei concerti di Ghezzano di 2 anni fa. Ecco, in questo momento a cosa stai lavorando? Questa è una domanda che si dice sempre e si fa sempre agli artisti, per cui te lo chiedo. Sì, allora, ieri sono andato a suonare a Vientina con l'Accademia Musicale di Pontedera con la band. Ne approfitto per salutare Lorenzo Gherarducci, che mi ha dato l'occasione di fare questa band ed è venuta benissimo. E poi a Pontedera la mattina, sempre stesso giorno, per la borsa di studio Andrea Lanini, che è un chitarrista anche lui, e che c'erano insieme a me altri 10 finalisti insieme a me, e li saluto tutti dal primo all'ultimo perché sono stati bravissimi, e che meglio di così, cioè, abbiamo dimostrato che la musica ci unisce, nonostante, diciamo, i risultati non importano, ma l'importante è almeno affrontare tutto, affrontare nel meglio, nel modo, il mondo musicale, che già ne ho di esperienza. Con passione, lo possiamo dire, che è quella che di solito guida gli artisti. Allora, Brando, visto che abbiamo un po' raccontato della tua carriera, io manderei un altro video, così diamo un assaggio del tuo talento. Vediamo quale video mi avete mandato. Lo chiamiamo dalla regia. Thank you.
tantissimo pubblico per Brando in quell'occasione, che era una sorta di ripresa dopo il Covid. Dove ti trovavi? Allora, era poco tempo dopo il Covid, sì, era Santa Maria a Monte, organizzato anche dall'Artwork Village, se non mi ricordo male. E lì facevo il primo video, prima era Sognami di Biagio Antonacci, adesso era quello di No Man No Cry di Jimmy Sachs. Ecco, tu mi hai detto che il Covid ha un po' interrotto la tua carriera, come hai vissuto quel momento? Quello è stato uno dei momenti più duri che per ora ho vissuto, perché il 2020 doveva essere in realtà l'anno che mi, diciamo, lanciava a me verso un mondo più superiore, forse anche la televisione italiana, che ancora tutt'oggi cerco di raggiungere. Quando ho sentito il Covid, già ho sentito in Cina delle notizie di contagio, ma mai avrei pensato uno stop, almeno in Italia. Quando ho sentito anche il Premier Conte, quando diceva anche quando sentivo il divieto di spostamenti, diciamo, mi sono sentito molto amareggiato e non sapevo più che fare. Beh, poi, per fortuna la ripresa c'è stata, bravo. Sì, c'è stata la ripresa, ora non voglio andare nei minimi dettagli. Diciamo che la ripresa l'ho fatta con i social media, con un periodo che ora non vorrei dirlo in maniera a modo specifica, però con i social mi sono ripreso alla grande e quando il Covid si è calmato, ora è finito da un anno, mi sembra, il maggio 2023, ora sono ritornato più forte che mai. E allora, visto che sei forte, ti facciamo subito parlare con questa persona che sta chiamando per te. Pronto? Ciao Valeria, sono Pino. Ciao Pino, buonasera di nuovo. Io faccio tanti complimenti, tanti auguri, un buon proseguimento, molto bravo, molto 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 bravo. Ti ringrazio Pino. Tu da dove ci chiami? Qui da Livorno. Ah, qui da Livorno, ok. Sì. Ho ascoltato ora suonare, ma sei proprio davvero molto bravo. Bravissimo. Spero che tu abbia molto successo nella tua vita e ti auguro tante belle cose. Ti ringrazio fino a... Io ho un figlio che quando era ragazzo, era piccolo, mi piaceva suonare di marpenoforte, chitarra, a orecchie, ma suonava benissimo. Ma poi non aveva più voglia. Invece la musica è molto bella musica. Lo capisco, già la musica è un mestiere anche non solo di passione, non solo di lavoro, però diciamo la musica, diciamo, è anche la speranza, quindi per questo la mia strada è anche su quel campo. Grazie Pino! Ti auguro tanto bene, tanto buon complimento a te, ok? Ti ringrazio molto, eh! Grazie. Ciao Pino. È arrivato il consenso dal pubblico, sei arrivato al cuore come di solito capita. Tu hai detto che comunque allora, il figlio di questo signore suonava orecchio, invece tu fai ben tre scuole, tre accademie, come riesci a conciliare? Ricordiamo che Brando ha soltanto 19 anni ed è da quando è piccolino che suona tanti strumenti, tanto lavoro e poi c'è anche lo studio. Come riesci a coordinare tutti questi impegni? Ma guarda, il mondo già è come, diciamo, affrontare un po' il mondo non solo musicale ma anche il mondo commerciale, soprattutto anche prendo spunto anche dalle televisioni, sono già anche informato da tantissime notizie che vengono dal web in tutta Italia, forse anche nel mondo, e già anche controllo anche i dati Auditel quasi tutti i giorni, quindi... E poi ci farai sapere come siamo andati con questa intervista. Sì, certo. Certo, io me ne intendo di numeri, tra l'altro anche sono un asso in matematica. Quindi non hai problemi, ho capito che non hai problemi. Brando, possiamo anche fare un ringraziamento, un saluto all'associazione di cui fai parte e di cui sei anche un po' il portavoce, il testimonial. Sto parlando di Autismo Pisa e Tarta Blu, che invece si occupa della zona dell'Alta Valdera. Quello sì dell'Autismo Pisa, mi ricordo anche... quando avevo suonato, era qualche anno fa se non mi ricordo male, che li saluto quelli di Autismo Pisa, e che
ci rivedremo magari anche nella sede centrale se sarà possibile. Poi il Tartablù mi ha dato anche l'occasione, insieme anche a ristorazione, a tutti i ragazzi anche con disabilità, di dare un lavoro, dare più speranza alle persone che già anche quelli che sono anche peggio di me, insomma, stanno vivendo in questo momento, e che gli auguro tantissima felice vita e soprattutto una vita migliore, mondo migliore. Il tuo messaggio è sempre un messaggio di speranza, di positività. Attraverso la musica e i tuoi testi tu racconti questo. Come riesci a superare le tue difficoltà quotidiane? È sempre la musica che ti aiuta? Beh, molte volte la musica, ma non è sempre quello. Ci sono anche altri campi che possono anche risolvere i problemi. Già in famiglia, già la famiglia è un classico che alcune volte è normale, qualche volta ne parliamo, qualche volta anche urliamo anche la voce, però riusciamo sempre a trovare una soluzione con il tempo, che il tempo è prezioso, lo si sa già, e il tempo è soprattutto anche, se voglio dire in termini di filosofia, la cosa più preziosa che per noi abbiamo, quindi... Esattamente, esattamente, Brando, condivido questo pensiero. Se c'è un artista che segui, qual è la musica che invece ascolti mentre pensi poi anche alle tue composizioni? Beh, uno dei miei, diciamo, idoli della musica che mi sono ispirato è George Michael. Quando ho anche fatto una dedica a lui nel 2016, quando ho suonato Careless Whisper, era quando, nei giorni quando purtroppo ci ha lasciati, e poi da quel momento non ho suonato un po' più Careless Whisper, poi l'ho ripreso, l'ho rispolverato, e per me George Michael, anche che ha fatto tanti altri successi, è stato anche la band, non mi ricordo bene il nome della band di Michael, era UAM, sì, UAM. Noi degli anni 80 ce lo ricordiamo bene, sì, come mai sei andato a ripescare un cantante, un artista del passato? Non hai nominato qualcuno magari di contemporaneo? Ti piace la musica contemporanea? Sì, anche la musica contemporanea ha delle grandi aspettative, tra l'altro l'ultimo Sanremo, ci sono delle canzoni che mi hanno fatto sentire molto interessato, per esempio la canzone di Irama, quello dell'ultimo Sanremo, quello anche quello di prima, Ovunque sarai tu, no, proprio delle dediche straordinarie, ma poi anche la canzone, quella che ha vinto questo Sanremo, che è stata anche all'Eurovision, Angelina Mango, e sappiamo com'è andata, e che ha fatto anche la dedica a suo padre Mango, Pino, e davvero, che ha riportato un po' la musica stile indiano, indie pop, che già ho preso anche spunto quello genere per il pezzo che dovrebbe uscire, quello di Apollo e Daphne. Quindi ti ispirano un po' anche i talent, la musica che segui, anche il contemporaneo poi arriva al tuo momento di ispirazione? Sì, anche prendo spunto da quelli, però io cerco di non di puntare anche su cose che non sono state mai fatte anche nel mondo della musica. Per esempio, anche prendo spunto dal mondo dalla musica brasiliana, sudamericana, per esempio un inedito appunto proprio con quello, anche americana, e forse anche in Oriente dopo dovrò occuparmi, però un grande traguardo che potrei fare è sperimentare tanti altri generi, per esempio già affrontare il jazz, il blues, lo swing, lo shuffle, e fino a raggiungere anche quelli che possono essere anche meno garbati, come ad esempio l'heavy metal, il rock più potente, però ci sono anche quelli che vorrei anche provare, perché sono anche alla mia età e devo affrontare, diciamo, tutto questo, però il mio obiettivo è trovare anche una strada per ottenere chi sono veramente io. Ecco, grandi prospettive, sicuramente tanto impegno tutti i giorni a studiare per poter poi esprimerti. Ricordiamo che hai 19 anni, quindi ti formerai, farai le tue esperienze. A chi dedichi i tuoi successi? Beh, ce ne sono molti di successi, ma una persona soprattutto che ora è passato un bel po', che se vorrei dire di musica italiana, di un grande esempio, è Franco Battiato. Lui ha rivoluzionato la musica, ha scritto canzoni per tanti altri artisti, se non mi ricordo male Alice, quello di Per Elisa,
Beh, un grande cantatore che ha ispirato tutta la musica italiana. Brando, siamo in chiusura, faccio fare a te il saluto per i nostri telespettatori. Sì, certo. E poi giusto, dimenticavo prima di dire, perché mi sono scordato anche, a settembre sono stato anche all'Outart Festival a Roma e dovrei esserci anche questo settembre. Sto anche girando un po' in tutta la Valdera e quindi chiudiamo, sarà un Brando, che il tempo grande. stringe. Ricordiamo che ci sono i canali YouTube Vero, dove ci sono poter anche seguire Brando della Facebook, Iti. Instagram, insomma, Tutti. tutti i social. Allora, chiudiamo con questo saluto di seguirti su tutti i tuoi canali. Esatto. Saluto a Grazie. tutti gli spettatori. Grazie Brando, in bocca al lupo, buon Grazie lavoro. a te, Valeria.